Le gallerie sono uno spazio non convenzionale. Qui la storia è raccontata soprattutto attraverso installazioni immersive, grandi video e immagini suggestive. Sono linguaggi pensati per coinvolgere pubblici diversi, per età e interessi. È il posto ideale per mostrare i filmati amatoriali di Usavamo la Cinepresa, storia in formato ridotto. La montagna, con i suoi panorami mozzafiato, è uno dei soggetti preferiti dai cineamatori. Ogni operatore ha il suo stile e guarda la montagna da un punto di vista differente. Le pellicole nel loro insieme ci restituiscono perciò una grande varietà di sguardi. Alcuni filmati ci mostrano la montagna degli alpinisti, con quel gusto un po' romantico dell'avventura e della conquista della vetta. Altri ci raccontano la montagna degli escursionisti, che vivono un ambiente alpino meno impervio, ma non per questo meno entusiasmante. Ci sono poi le immagini della montagna del turista che sale in quota con l'automobile o con la seggiovia, per un pranzo al rifugio o per un aperitivo al fresco. Sono pochi, invece, i filmati che riescono a restituire il punto di vista di chi abita quei luoghi tutto l'anno. Quelle dei cineamatori sono immagini davvero affascinanti. Si vedono i giochi di luce, il profilo delle creste delle vette e le lunghe panoramiche sulle vallate. L'obiettivo della cinepresa, però, non cattura solo l'estetica del paesaggio. Questi filmati sono più complessi. Sono pellicole che mostrano pratiche sociali, ci raccontano modi di interagire con la montagna, restituiscono differenti rappresentazioni dell'ambiente alpino. L'idea di montagna non rimane certo immutata nel tempo, ma si trasforma lungo il Novecento. Per parlare del tema della montagna abbiamo oggi come ospite Riccardo De Carli. Riccardo, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Riccardo è uno dei grandi nomi legati al tema della montagna in Trentino, è attualmente bibliotecario presso la Biblioteca della Montagna della SAT a Trento, ha consacrato gran parte del suo tempo libero a svolgere un sacco di ricerche e dal quale ha tratto materiali interessanti per numerosi volumi e saggi pubblicati sul tema naturalmente della montagna, dell'alpinismo, ma più in generale dell'esplorazione. Riccardo, parto subito con la prima domanda che è inerente un po' al rapporto tra il cinema amatoriale e l'alpinismo. A partire dai primi anni 2000 la SAT ha dato vita a questo bellissimo progetto che è il progetto dell'Arvimont, l'archivio visivo della montagna trentina, che ha proprio come scopo quello di raccogliere le pellicole amatoriali o semiprofessionali legate al tema della montagna. Quindi, partendo da questa vostra esperienza, qual è l'immagine della montagna che esce da queste tipologie di materiali filmici? Sì, e appunto una quindicina d'anni fa abbiamo iniziato anche con Lorenzo Pevarello a raccogliere questi materiali, siamo arrivati circa a 250 pellicole di vario formato e diciamo che esce soprattutto l'immagine non tanto dell'alpinismo, l'alpinismo di punta, che per problemi anche logistici e di terreno dove si svolge l'azione, insomma, non favorisce certo le riprese, ma piuttosto l'escursionismo, le gite. E abbiamo quindi testimonianze di escursioni all'interno così dell'attività sociale del sodalizio a partire dagli anni 30 circa fino quasi ai giorni nostri.
esce un'immagine molto particolare dalla quale si possono trarre così varie indicazioni. C'è l'escursione, il momento dell'escursione vera e propria, poi ci sono i momenti goliardici e quelli di socializzazione che forse oggi risultano quasi più interessanti da vedere. Uno dei fondi più interessanti, ma sicuramente il più vecchio che avete all'interno dell'Arvimont, è il fondo dei fratelli Pedrotti. Riccardo, ci potresti dire brevemente chi sono i fratelli Pedrotti, ma soprattutto perché sono così importanti quando parliamo del tema della montagna, del Trentino e soprattutto della rappresentazione, ecco, filmica della montagna? I fratelli Pedrotti, così descriverli sinteticamente è difficile perché la loro attività è davvero stata vastissima. Pensiamo solamente che nel 26 sono i fondatori del coro della SAT, il più antico coro di montagna al mondo, e poi hanno questa grande attività legata alla fotografia, soprattutto dal punto di vista professionale, con degli studi fotografici, e poi anche della cinematografia, delle riprese. I fratelli erano Aldo, Mario, Silvio ed Enrico, sono gli autori della più vecchia ripresa in montagna conosciuta in Trentino, risale al 33, e sono importanti oggi perché secondo me la loro attività, sebbene si sia svolta sostanzialmente tra gli anni 50 e 70, restituiscono l'immagine della montagna che ancora oggi è patrimonio di gran parte dei trentini che amano e frequentano la montagna. Con la prossima domanda mi piacerebbe che ci spostassimo un po' nella seconda metà del Novecento, ed in particolare negli anni attorno 60 e 70, qualcosina ci hai già raccontato. Quell'arco cronologico è estremamente importante per il Trentino, succedono un sacco di trasformazioni a livello economico e sociale. Queste trasformazioni hanno anche influito sul modo con cui i trentini vanno la montagna, vivono la montagna e di conseguenza anche la filmano? Beh, sono gli anni in cui anche il Festival di Trento, il Film Festival della Montagna, conosce una grande affermazione che prosegue naturalmente fino ai nostri giorni e quindi un po' insomma anche partecipa a questa evoluzione della percezione della montagna e di come la montagna viene vissuta. Il dato secondo me più importante di quegli anni, che sono poi gli anni che segnano il boom economico in Trentino, lo sviluppo di un certo tipo di turismo, è la motorizzazione, cioè si va in montagna non più con le gite come si faceva negli anni 40 con i camion e poi magari più avanti con le corriere, ma ciascuno ha il proprio mezzo e quindi si assiste a a un cambiamento davvero molto importante, tanto è vero che incominciano a sorgere nei punti di partenza delle escursioni i parcheggi, che oggi, come ben sappiamo, sono quasi tutti a pagamento anche, ma non è anche un dato davvero importante per capire come è cambiato questo approccio. Sono due aspetti che mi hanno colpito da quest'ultimo tuo intervento: da un lato la nascita del turismo di massa e dall'altra la nascita di queste nuove vie di comunicazione. Immagino che questi due aspetti abbiano avuto delle conseguenze anche sulle trasformazioni del territorio alpino. Ecco, i filmati amatoriali possono essere dei documenti per leggere questo tipo di intervento dell'uomo sul paesaggio alpino? Beh, sì, è un documento, comunque magari la fotografia restituisce e si comprende meglio, no? Il cambiamento attraverso la fotografia. E l'alta montagna in sostanza è cambiata poco, sono cambiati certo i ghiacciai, purtroppo sono arretrati, però tutto sommato è rimasto abbastanza. Invece il fondovalle, i punti di partenza, quelli sì, sono cambiati molto, si è visto sorgere naturalmente nuove infrastrutture turistiche, alberghi, le strade sono migliorate per accogliere un maggior numero di persone e per consentire un traffico più agevole. Questi sono i cambiamenti ed è proprio forse la motorizzazione che ha inciso sia sul territorio ma anche sul modo di vivere la montagna e sulla socializzazione. Oggi è un modo più individuale, no, rispetto a una volta, proprio perché ciascuno si avvicina col proprio mezzo e non più assieme agli altri. Siamo all'inizio della vallata, la cascata di Narvis, certamente la cascata più bella e maestosa, duplice, che con un salto di 90 metri
La voce che abbiamo sentito nel commentare queste immagini, girate in 8 mm, appartiene a Don Alpino Slompo. Don Alpino era un sacerdote di origine trentina, nato a Vetriolo di Levico, ma residente a Milano. Era un personaggio straordinario, animato da una grande passione per le montagne e in particolare per le sue Dolomiti, un amore veramente totalizzante. Ho ancora fresco nella memoria l'incontro con suo cugino, Tarcisio Gremes, quando mi venne a trovare per farmi vedere una serie di documentari. Rimasi stupito per il lavoro fatto da Don Alpino. In 20 anni di riprese aveva documentato con attenzione e rigore filologico quasi tutte le montagne del Trentino Alto Adige. Don Alpino Slompo aveva poi montato queste immagini, sonorizzandole e commentandole, creando così delle straordinarie narrazioni delle nostre montagne. Ricordo ancora perfettamente di quando il cugino Tarcisio mi raccontò di questo grande amore per gli spazi infiniti dei nostri monti e di come volesse trasmetterlo agli altri. È così che nasce tutta una serie di documentari amatoriali, come ad esempio Lagorai, Marmolada, Cattinaccio, Adamello Presanella, Vioz e altri ancora. Don Alpino era amico di Cesare Maestri, il Ragno delle Dolomiti, e di Bruno De Tassis, il custode del Brenta, ma era molto legato anche al ricordo di Tita Piaz, suo maestro di arrampicata, uomo di grande personalità. Piaz fu guida del re del Belgio e durante la Seconda Guerra Mondiale partigiano rinchiuso dalla Gestapo nel carcere di Bolzano, insieme a Gian Antonio Maggi. Io non ho mai conosciuto personalmente Don Alpino, ma quando ascoltavo le parole di suo cugino, mi sembrava quasi di vederlo mentre attraversava con ai piedi gli inseparabili scarponi di montagna a Piazza Duomo, nella sua Milano, dove svolgeva il servizio sacerdotale a Rione del Giambellino. E a chi si permetteva di fargli notare che quelle scarpe forse non erano adatte alla città, lui rispondeva con calma: «Io non ho alcun rispetto umano o vergogna a camminare in città con i miei scarponi dolomitici». Don Alpino amava molto le sue montagne e le considerava dei luoghi sacri, dove tangibile era la presenza di un Dio creatore di tutte le cose. In questo vedo una grande somiglianza con il fortissimo alpinista roveretano Armando Aste, da poco scomparso. Per Don Slompo, come per Aste, le montagne erano i pilastri del cielo, le cattedrali del cielo. Dai suoi filmati traspare un profondo sentimento religioso e l'esigenza fortissima di comunicarlo alle persone che mai avevano vissuto quelle esperienze. Don Alpino è morto sulle montagne che tanto aveva amato il 13 settembre 1982, precipitando dalla sua cima d'asta nel gruppo del Lagorai. Filmati come questo sono molto importanti perché da una parte documentano le trasformazioni storiche e dall'altra consentono di mettere in luce il vissuto e le motivazioni di chi li ha realizzati. La Cineteca della Fondazione Museo Storico del Trentino raccoglie questi materiali e le loro storie. Domanda diritto per chiudere questo nostro incontro. Riccardo, se fra 50 anni il Museo Storico dovesse fare una mostra analoga a questa, quindi dedicata al filmati amatoriale, per quanto riguarda il tema della montagna, qual è il filmato amatoriale che dovremmo raccogliere oggi per metterlo in mostra tra 50 anni? Probabilmente si tratterebbe di filmati che mostrano delle persone in primo piano per testimoniare che in quel momento sono in quel tal luogo, su quella tal cima. Ci sarebbe sicuramente una quantità di materiale enorme rispetto a quella attuale, che è in mostra, e si andrebbe a trovare in rete questo materiale sui social, e da lì nascono anche una serie di problematiche per chi vuole conservarli e renderli fruibili per il futuro. Questo lo dico un po' da bibliotecario, però probabilmente sarebbe questo, sì, la testimonianza di qualcuno che sta facendo qualcosa
in montagna e lo vuol far vedere a chi, ai suoi amici, amici reali o amici virtuali. I filmati amatoriali dedicati alla montagna in realtà non riprendono solamente l'estetica del paesaggio alpino. Queste pellicole sono più complesse e ricche di significati. Ne abbiamo parlato oggi con Riccardo De Carli, bibliotecario della SAT, che ci ha raccontato com'è cambiata l'idea di montagna durante il Novecento. Lorenzo Pevarello invece ci ha fatto conoscere la figura di Don Slompo, che con la sua cinepresa amatoriale ha raccontato le montagne trentine. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Storie in formato ridotto.